Ciao. Ciao Leone. Va. Adesso che sei arrivato tu un po' meglio. Questo chiodo. Abbiamo dato un sacco di colpi. Ehi, mi ha appena telefonato. Ah, ma mi stai riprendendo? No, non posso dire quello che devo dire. Intanto devo cascare per terra. Momento di comicità sarà questo. Perché ne mette la musichetta quella là al pianoforte, no? Sì. Possono utilizzare video, possono utilizzare tante nuove tecnologie, no? Per cui Ancora di più. adesso per esempio sono di moda le discariche. In qualunque fiera vai c'è sempre una piccola Sempre qualcuno. discarica come scultura, no? E ti rendi conto che insomma. Beh, siamo diventati un genere, adesso c'è il Questo filone. lo dobbiamo anche in parte al concettuale, Dobbiamo spiegare ai telespettatori cosa sta avvenendo. no? Mi sa che non succede quasi nulla, Non vero? succede quasi nulla, esatto. Si sa che l'arte concettuale non si Non vede, si se vede. ne parla. Se ne parla, esatto. Ma Quando tu fai un lavoro, lo fai sempre dopo, no? Perché il concettuale è stato fatto prima, l'arte povera è stato fatto prima. Vedi queste cose, questo che tu vedi, non è da prendere E seriamente. no, se no. Infatti si chiama Dolce Paradiso, dice, però. Sì, ho visto che con questo qui si scollano sempre gli angoli superiori solamente. Solo questo. Intanto voglio dire, il paradiso non ha mai fatto male a nessuno. Come riportare una tradizione nel nuovo mondo, no? Come la scoperta dell'America. Invece altro libro, il collage, parlando di poetica del frammento, il collage non è un collage perché c'è lo scotch e la colla, no? E invece secondo me un collage è in base alla colla e allo scotch che usi. È la sensibilità antica che continua nell'esperienza del contemporaneo. Quella, ma non è una macchia, è il colore. Oh, non esistono dei cartoncini in produzione decenti. Quando Conrad Klapek mi ha fatto il ritratto, me l'ha fatto col telefonino. Però voglio dire, se noi pensiamo al lavoro che abbiamo fatto con Formica, che Formica, quando mi ha conosciuto, era Era senza praticamente niente. una formica dispersa. Adesso fa già parte di un gruppo di formiche artisti che rappresentano, diciamo, una sorta di luce accesa nel cuore di Milano. Ah, questo è mio. Non vorrei mica che ti dica quello che penso di formica. Sì, certo. Certo, io ho proprio i fatti miei. Formica, Sì. elaborando un progetto, no? Che rimarrà un progetto tutta la vita. Aspetta che non me lo ricordo questo qua. Una volta, tanti anni fa, dovevamo attaccare dei manifesti per delle elezioni. Li hanno attaccati i manifesti. E dopo un'ora e mezza si sono staccati. Erano disperati, siamo andati a casa, abbiamo impastato farina e acqua, li abbiamo incollati e sono rimasti là per mesi. Questo l'avevo visto, mi pare, era fotografato per le Sì, l'hai visto, infatti, in foto. genere. Ma tu queste le ritagli da che cosa, i dolcini? Da stampe che Ho quando. alcune cose per stampa, alcune le piani, oppure poi ci sono cose pubblicitarie dei bar. Qui per esempio ci sono dei dolci presi da dolci di un matrimonio a mio Ma amico. le stampe, se le fai tu, le fai chimiche? Le stampo, sì, stampare Mi in stampate digitale. chimiche? Sì. Chimiche in stampa, dico, Digitale. digitale? Sì. Però poi col tempo non si può spedire. No, ma anche la stampa normale si No, spedisce. però la cosa chimica praticamente non si spedisce mai, per fare stampa Ah, chimica. no, ma sono stampare in digitale. Ah, tipo quella. Sì, è stampa fotografica digitale. Poi ci sono altri disegni dell'isola. Questo. Grazie.
formica è un nuovo lavoro. Quando c'è l'inaugurazione la galleria si riempie e si anima, no? Tante persone vengono, poi si chiamano a volte le